Uno, due e tre, via! La caratteristica di quest'anno della nostra maratona è che abbiamo avuto come corridori i bambini della famiglia congolese che noi accogliamo nella Casa della Carità, secondo il progetto di accoglienza della Caritas diocesana. E quindi anche Chris ha vinto la sua coppa in questa maratona. Qual è l'importanza di questa loro partecipazione? L'importanza è l'integrazione, essere accolti. Sono arrivati da una ventina di giorni dal Congo, non parlano ancora l'italiano, anche se un gruppo di signore si è resa disponibile per insegnare loro l'italiano in attesa che vengano accolti nella scuola pubblica, superate le pratiche burocratiche. Ma la cosa che abbiamo notato subito è che grazie all'oratorio, grazie al catechismo, essendo cattolici li abbiamo già inseriti nel catechismo, coi bambini si capiscono benissimo, riescono a giocare, riescono a dialogare, e questo è una grande gioia per noi. E vedo brillare gli occhi della mamma Rachelle quando vede i figli coinvolti. Rachelle, tu e i tuoi due figli siete stati accolti qui dalla comunità di San Saturnino. Per loro hai cucinato dei piatti tipici del tuo paese, quali sono? Grazie, ho cucinato, ho fatto cibo congolese, si chiama foglio di manioca e poi sugo di pollo con il sugo di arachide, e poi ho fatto riso e ho fatto pesce e riso. Come ti trovi qui? Come vi trovate qui a San Saturnino? Mi trovo bene. Mi trovo bene, anche i miei figli si divertono di più. Siamo contenti. Veramente sono le persone brave e gentili, siamo bene, grazie. E cosa sogni per il loro futuro, per il futuro dei tuoi figli? Io vorrei che loro diventino le persone grandi, studiano e poi imparano le cose da fare da loro vita. Le famiglie che oggi erano presenti anche alla celebrazione della messa, presieduta da Don Angelo, che insieme con i responsabili del progetto di accoglienza della Caritas diocesana sono stati presenti sia alla messa che al pranzo comunitario. Terminata la messa, appunto, ci siamo spostati nel teatro, dove con lo stile Porta e Condividi abbiamo continuato la celebrazione dell'Eucaristia, possiamo dire, nell'ambiente predisposto. Celebrazione dell'Eucaristia che, con la presenza di Don Angelo, con tante persone che lo avevano conosciuto quando lui era viceparroco e che ha continuato a seguire, insomma, è stata molto partecipata e molto calorosa. Volevamo appunto anche dare alla comunità parrocchiale questo senso di accoglienza, che non lo fanno soltanto alcune persone che sono i volontari, ma è un impegno ed è una gioia anche per tutta la comunità parrocchiale.